Buon pomeriggio, eccoci a questo nuovo talk del Festival della Statistica in cui parleremo di finanza sostenibile, che per certi versi, così come da percezione comune, a volte può sembrare un ossimoro. In realtà, attraverso i nostri graditissimi ospiti, passeremo dal mondo dell'ambiente, dai problemi dell'ambiente, e a vedere come questi influiscano, impattino e anche molto direttamente sulla finanza e sulla stabilità finanziaria. Prima di dare la parola e di introdurvi i miei ospiti, saluto il generale Giovanni Mainolfi, che è qua con noi e ci sta seguendo e ci ha fatto il regalo di raggiungerci e di seguirci. Comandante della Guardia di Finanza, grazie generale. Poi ci tengo a presentare appunto i miei ospiti, è collegato con noi da Roma il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, grazie ministro per averci dato questo suo prezioso tempo, è qui con noi in presenza il professor Carlo Carraro. Professor Carraro è professore ordinario di economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, di cui è stato rettore dal 2009 al 2014 e prima ancora direttore di Dipartimento di Economia. Professor Carraro è chair dell'Istituto Europeo di Economia e Ambiente, è stato per 20 anni direttore scientifico della Fondazione Enrico Mattei. È attualmente vicepresidente del terzo working group dell'IPCC, quindi l'Intergovernmental Panel of Climate Change, ed è uno dei massimi esperti di cambiamenti climatici, economia ambientale e accordi internazionali su queste discipline. Grazie professore. Qua con noi la professoressa Monica Biglio, professoressa ordinaria di econometria all'Università Ca' Foscari di Venezia, è fellow dell'Istituto Louis Bachelet di Parigi e del Leibniz Institute di Francoforte, è una delle massime esperte di finanza sostenibile, econometria ambientale, diciamo, a capo, coordinatrice di molti progetti finanziati dalla Commissione europea, dalla Banca europea degli investimenti, dalla Banca mondiale. Grazie professoressa per essere con noi. Collegata da Londra c'è un'altra persona graditissima, legatissima anche lei a Ca' Foscari, Silvia Pavoni, perché si è formata in questo Ateneo Veneto. Ciao Silvia. Silvia Pavoni dirige Sustainable View, la newsletter sulla sostenibilità della divisione FT Specialist del Financial Times. È caporedattrice di The Bank, sempre del gruppo Financial Times, è membro dell'advisory board del London Council di WIL, che è una no profit che si occupa di parità di genere e di leadership al femminile, e intervista regolarmente ministri e capi di governo, oltre ad vantare nel suo curriculum un'intervista alla regina Maxima d'Olanda come advocate, special advocate delle Nazioni Unite per l'inclusione finanziaria. Ed infine con noi collegato da Roma, ho finito la mia carrellata, il commissario della Consob, della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, professor Carmine Di Noia. Buonasera commissario, Buonasera. grazie per averci raggiunto. Commissario Di Noia è anche presidente del CEMA, che è la commissione che si occupa di analisi dei mercati e finanziaria dell'ESMA, che è la massima autorità europea in materia di regolamentazione finanziaria. Anche affianca l'attività accademica alla LUIS di Roma, è autore di numerosi volumi e articoli scientifici e diciamo è stato consigliere anche di Borsa Italiana e attualmente vicepresidente della Fondazione dell'Associazione Borsisti Marco Fanno. Dunque, io vorrei dare adesso, innanzitutto, dopo aver introdotto il tema della finanza sostenibile, sappiamo, ministro, che il 6 luglio la Commissione europea ha pubblicato un rapporto, un report, in cui sostanzialmente definisce quale sarà la strategia dell'Unione
per i prossimi anni. Ne emerge che il potenziale della finanza sarebbe straordinario nel traghettare, nell'accelerare la transizione green, ma a patto che siano mantenute alcune condizioni al contorno. Dunque, innanzitutto è opportuno che la sostenibilità, la finanza sostenibile entri un po' nel tessuto culturale della piccola e media impresa, soprattutto in una realtà come quella italiana, e tra i cittadini. Vanno previste delle misure per sostenere, diciamo così, la piccola e media impresa di fronte, diciamo, ai colossi a livello globale, e nello stesso tempo bisogna mantenere gli occhi aperti in tema del di greenwashing, quindi diffondersi di pratiche che in realtà con la sostenibilità hanno poco a che fare. Qual è il suo messaggio, Ministro? E grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. Segnalo alla regia che ogni tanto c'è un'interruzione audio da Treviso, quindi spero che voi possiate comunque seguire i nostri interventi da remoto in modo corretto. Grazie agli organizzatori della Festival della Statistica e della Demografia, grazie agli altri panelist con cui ci conosciamo e in alcuni casi collaboriamo direttamente. Qualcuno ha detto più di una volta che le divisioni su social responsibility nelle imprese sono destinate a chiudere, perché un giorno, se la trasformazione verso lo sviluppo sostenibile sarà compiuto, tutte le attività delle imprese andranno in questa direzione e quindi non ci sarà più bisogno di una divisione sulla corporate social responsibility o sulla sostenibilità, perché ormai corporate social responsibility è un termine un po' vecchio. La stessa cosa vale per la finanza. È vero, oggi la diffusione di prodotti, green bonds, social bonds, e tornerò tra un attimo su questo tema, visto quello che sta facendo l'Unione Europea, la diffusione sta crescendo. Ci sono diversi problemi tecnici, diversi problemi di asimmetria informativa tra l'emittente e il sottoscrittore, che teoricamente dovrebbe essere in qualche modo superata dal ruolo dei fondi di investimento, ma è evidente che se oggi dobbiamo riconoscere proprio lo sviluppo della finanza sostenibile, dobbiamo anche dire che rispetto al totale della finanza parliamo ancora di stock, non tanto di flussi, molto limitati. Quindi la strada è ancora molto lunga, ma appunto ci vorrà tempo per cambiare lo stock di attività finanziarie, anche perché non tutto il mondo purtroppo si è messo sul sentiero dello sviluppo sostenibile e quindi della finanza sostenibile, ma ora guardiamo al nostro paese, guardiamo all'Europa. L'Unione Europea è da questo punto di vista la campionessa mondiale, sia perché l'Unione Europea ha scelto lo sviluppo sostenibile come paradigma, e con Carlo Carraro e altri che sono oggi qui abbiamo faticato molto per alcuni anni ad andare in questa direzione, sia perché c'è una sensibilità crescente da parte dei risparmiatori, sia perché l'Unione Europea ha preso seriamente un tema molto difficile, che è quello di definire nomenclature di settori di attività finanziarie, di progetti che abbiano un contenuto di sostenibilità forte, non solo ambientale, ma anche economico e sociale. E sappiamo quanto questo lavoro sulla cosiddetta tassonomia, e poiché siamo al Festival della Statistica, dobbiamo riconoscere che le tassonomie sono molto importanti. Dicevo, i lavori sulla tassonomia sono molto più difficili di quanto forse inizialmente si pensava, ma siamo decisamente, spero almeno tra il 2020, fino al 2021 e 2022, alla svolta finale, che avrà un impatto straordinario non solo sui fondi di finanza sostenibile, ma su tutti i fondi, visto che non sarà più possibile
usare fondi europei per attività che non rientrano tra quelle ammesse secondo questa tassonomia. Questo metterà i soggetti, per esempio in settore dei combustibili fossili, di fronte a un grande bivio: chiudere o trovare altre fonti di finanziamento. Finanziamento di attività che non necessariamente, appunto, rispettano i criteri Environment, Social Governance, ESG, che sono centrali. Questo naturalmente avrà un effetto sulla transizione ecologica. Insomma, la finanza non solo è un grande motore per stimolare investimenti, ma anche per orientare gli investimenti. Arrivo alla conclusione con tre punti rilevanti. La finanza non è soltanto finanza pubblica, non è soltanto finanza d'impresa, ma è finanza anche retail, e quindi le scelte dei consumatori sono molto importanti. Uno dei primi atti come ministro del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stata la costituzione di due commissioni scientifiche, una guidata da Carlo Carraro, e lo ringrazio ancora per questa disponibilità, su cambiamento climatico, infrastrutture e sistemi di trasporto, perché abbiamo bisogno di incorporare tutto quello che sappiamo sul cambiamento climatico nelle decisioni su quale infrastruttura fare, come farle e così via. E la resilienza del nostro sistema socio-economico dipende da tutto ciò. La seconda commissione, guidata dal professor Fabio Pamolli del Politecnico di Milano, invece è proprio dedicata alla finanza sostenibile per le infrastrutture e i sistemi di mobilità. Perché? Perché la finanza pubblica da sola non ce la farà mai a fare la transizione ecologica nei tempi necessari. Dunque abbiamo bisogno di stimolare anche la finanza privata e magari quei capitali cosiddetti pazienti per orientarsi verso finanziamenti di infrastrutture e altri sistemi. La buona notizia, con questo concludo, è che anche il settore privato sta autonomamente andando in questa direzione, ma la commissione guidata dal professor Pamolli ha identificato le strozzature, i ritardi del nostro paese per beneficiare appieno non solo di una ripresa economica, ma anche della grande disponibilità di liquidità che c'è in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Italia, a seguito delle politiche espansive delle banche centrali. Quindi siamo veramente in una fase cruciale e le due commissioni concluderanno presto i loro lavori in modo tale da incorporare nelle decisioni politiche, anche rispetto alla legge di bilancio 2022 e successive, questi principi anche nelle politiche pubbliche. Dunque, Ministro, sì, finanziamenti pubblici, sì, il capitale privato, sì, la finanza retail, ma è la sinergia delle tre che determina quello che farà la differenza. E in questo l'Europa può giocare veramente un ruolo importante, perché in altre parti del mondo, pensiamo al sud-est asiatico, si giocano ad esempio le partite nello spazio o sulle terre rare, ma l'Europa può veramente garantire quello che sarà la politica del futuro, che è nell'ambito della transizione green e dei diritti umani, che poi vanno molto di pari passo, insomma. Ministro, la ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato. Se vuole rimanere collegato, le restituirò la parola compatibilmente resterò con i nostri ancora un tempi. Poco per ascoltare gli altri, ma poi grazie, mi dovrò... grazie, buon lavoro, buon futuro, Ministro, grazie. Dunque, Carlo, partiamo dall'ambiente. Sei già stato chiamato in causa più volte dal Ministro Giovannini. Allora, noi sappiamo che l'ambiente è sempre cambiato nel corso della storia del suo pianeta, ma adesso è l'accelerazione con cui questi cambiamenti su tutti gli indicatori avvengono, dalle glaciazioni all'estensione, alla riduzione dell'estensione dei ghiacciai, l'alterazione climatica, l'alzamento dei livelli del mare, l'acidificazione. Allora, recentemente, ad agosto, proprio a seguito di questa report, di questo report europeo, l'IPCC, di cui tu sei vicepresidente del terzo working group, ha pubblicato il primo volume, che sarà poi completato la prossima primavera.
Quali sono le tue considerazioni e quali implicazioni economiche hanno le considerazioni che sono contenute secondo te? Grazie Carlo. Sì, grazie a voi per l'invito e provo a riassumere brevissimamente perché il rapporto pubblicato dalla BCC il 9 di agosto è un rapporto che contiene molte informazioni importanti, probabilmente niente di nuovo perché molto di quello che sta scritto si sapeva, ma oggi lo sappiamo con una certezza maggiore. E faccio un esempio, il caso forse più eclatante è quello della responsabilità umana del cambiamento climatico. Nel primo rapporto IPCC la responsabilità umana non era discernibile, non era identificabile, poi è diventata probabile, poi molto probabile nell'ultimo rapporto e solo in questo ultimo, nel sesto, c'è scritto quantificabile. È diventata quantificabile. No, era quantificabile anche prima, solo che era quantificabile in modo probabilistico, siamo un festival della statistica, quindi sapete che cosa significa. Invece in questo rapporto c'è scritto indisputable, quindi indiscutibile, non si può più discutere perché abbiamo tutte le certezze per arrivarci. E la cosa interessante è che non è un rapporto scientifico, è un rapporto che viene approvato da tutti i governi all'unanimità. Quindi questa affermazione, come altre affermazioni contenute nel rapporto, hanno un valore che è molto più forte di quello di tanti rapporti scientifici, perché tutti i governi del mondo hanno sottoscritto l'affermazione che la responsabilità umana nel cambiamento climatico non è più discutibile, non è più in discussione, siamo certi. La stessa cosa vale per molte altre affermazioni, come ad esempio il fatto che raggiungeremo al 2040 un grado e mezzo di incremento di temperatura, o che alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici sono irreversibili, per cui dobbiamo adattarci a questi cambiamenti, ed è per questo che è importante, ad esempio, quello che diceva il ministro Giovannini prima, sulle infrastrutture resilienti, sulle infrastrutture che sono in grado di autoripararsi, di resistere, di essere coerenti con un futuro in cui la temperatura sarà almeno un grado e mezzo superiore a quella che abbiamo adesso. Quindi il rapporto da questo, oppure altro esempio chiarissimo sul fatto che lo scioglimento dei ghiacci iniziato 30 anni fa, soprattutto nell'Artico, ha una velocità che non riusciremo più a controllare, per cui tra 10 anni, per 6 mesi all'anno, l'Artico, il Polo Nord, sarà libero da ghiacci. Almeno per permettere il passaggio delle navi. Peraltro Carlo, il lockdown ha dato la possibilità di un'esperienza altrimenti diciamo inosservabile, cioè che mentre la riduzione delle emissioni di inquinanti ha determinato una diminuzione delle concentrazioni, non è avvenuto lo stesso in termini di gas serra, quindi in termini di cambiamento climatico non c'è stata un'apprezzabile riduzione. Ma le emissioni sono ridotte del 7%, che è molto a causa della crisi economica e del lockdown ad essa collegata. Però il cambiamento climatico è un fenomeno che avviene molto lentamente, quindi il 7% in meno di emissioni in un anno ha un impatto molto piccolo sulle concentrazioni, che in effetti non si sono ridotte, e quindi la dinamica del cambiamento climatico non può arrestarsi con un anno di riduzione delle emissioni, abbiamo di molto tempo, d'altronde ci abbiamo messo molti anni a provocare il fenomeno e ovviamente molti anni sono necessari per adesso controllarlo, ma proprio per questo è fondamentale muoversi con rapidità, perché i tempi con i quali le nostre azioni saranno efficaci sono troppo lunghi per poter aspettare ancora. Cioè gli argomenti che oggi si sentono, ma la transizione ecologica è troppo costosa, la transizione economica ha implicazioni economiche importanti, andavano bene forse 30 anni fa. Oggi è finito questo tipo di argomentazione perché non c'è più tempo di aspettare. Il processo per diventare compatibile con la sopravvivenza della specie umana nel pianeta deve essere il processo di decarbonizzazione, deve essere estremamente rapido. Allora, quali sono le conseguenze economiche? Le conseguenze economiche è che questa rapidità, che non è usuale negli ultimi 30 anni l'Europa, che è sicuramente, come diceva il ministro prima, la migliore a livello globale, è riuscita a ridurre le sue emissioni del 20% in 30 anni, quindi meno di un 1% all'anno.
Per riuscire a decarbonizzare al 2050, meno 55 al 2030, zero emissioni nette al 2050, la traiettoria dovrebbe essere di circa il 3% all'anno di riduzione delle emissioni. Quindi uno sforzo quattro volte più grande di quello che abbiamo fatto finora. È evidente che questo ha dei costi, ma i costi sono limitati alla fase di transizione, perché il processo alla fine del percorso avrà invece un esito che in termini di costo complessivo potrebbe essere addirittura negativo, cioè potrebbe essere un beneficio, anzi tenendo conto dei danni evitati dai cambiamenti climatici sarà sicuramente un beneficio. E anche su questo abbiamo molta evidenza quantitativa. Qual è il tema? Il tema è quello che diceva il Ministro prima, cioè le risorse finanziarie che accompagnino la transizione, cioè alla fine del processo, e va disegnato bene appunto per evitare i costi della transizione, ma alla fine del processo quel beneficio che vogliamo ottenere si ottiene soltanto se gli investimenti che sono necessari ad accompagnare la transizione effettivamente hanno luogo. E qui le strade appunto sono due, aggiungere risorse o riorientare risorse, e dobbiamo perseguirle entrambe. Il PNRR è una grande occasione di aggiungere risorse, manovre come il Fit for 55, che è l'ultima direttiva della Commissione europea non ancora approvata, ma comunque proposta, che espanderà il sistema di permessi di emissione, dando un prezzo al carbonio anche in settori che oggi non ce l'hanno, è un modo per ridirezionare gli investimenti, perché renderà sempre conveniente investire in rinnovabili o in soluzioni low carbon piuttosto che in quelle basate sui combustibili fossili, e questo spingerà gli investimenti privati. Quindi l'investimento pubblico come quello del PNRR è un facilitatore che attira risorse private, e già lo vediamo a livello mondiale. Ogni anno sono gli ultimi risultati delle analisi dell'Agenzia Europea dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, coerenti anche con quelle dell'OCSE, è che sono circa 800 miliardi all'anno quelli investiti, includendo l'efficienza energetica, in soluzioni coerenti con la lotta al cambiamento climatico, no? Per ridurre le emissioni di gas serra. La metà viene dai privati. E perché i privati sono così interessati? 400 miliardi all'anno vanno in quella direzione? Perché è conveniente. Perché oggi molte delle soluzioni, incluse le rinnovabili, sono più convenienti di quelle tradizionali, di quelle basate sui fossili. E qui il progresso tecnologico ha avuto un enorme impatto, e le risorse dedicate, di nuovo investimenti in ricerca e sviluppo, che permettano di accelerare questo progresso tecnologico sono altrettanto importanti. Quindi abbiamo bisogno di investimenti in ricerca, di investimenti in diffusione delle tecnologie, di investimenti in infrastrutture, che sono quelle appunto, da quelle per mobilità, a quelle per la produzione di energia, a quelle per il recupero delle risorse idriche, sono quelle che ci permettono di ottenere accompagnare il processo verso la transizione. Grazie Carlo, hai citato la mobilità, e dunque l'altro grande aspetto legato al green è l'efficientamento energetico. Sappiamo che l'Europa ha bisogno, Monica, di una grande riqualificazione del proprio patrimonio edilizio, quindi un 70%, se non sbaglio, di riqualificazione, e il nuovo costruito dovrà rispondere a determinati standard che ovviamente sono molto diversi da quelli anche solo di 10 anni fa. Dunque, perché Monica, l'efficientamento energetico può rappresentare veramente un abilitatore, comunque un driver forte verso la transizione green, e se secondo te, compendio le due domande in una sola, se secondo te diciamo, gli investimenti pubblici, privati, che sono in campo, e la sinergia tra i due, come diceva il Ministro, potranno veramente fare la differenza, sono in grado di governare, di spingere questa riqualificazione. Allora, grazie Silvia, e oggettivamente parlare di efficientamento energetico si tratta di parlare anche, per quanto riguarda le abitazioni, di quell'impatto di noi singoli anche che abbiamo sul tema, esattamente come ricordava i risultati appunto del primo pezzo dell'ultimo IPCC report, riportano l'inequivocabile impronta umana. La nostra impronta passa sicuramente nei modi in cui ci spostiamo, ma anche nei luoghi in cui viviamo. Il tema dell'efficientamento energetico è il tema di
non semplicemente di cercare risorse in termini di energie rinnovabili, ma anche del ridurre l'impatto direttamente con l'utilizzo dei modi in cui vengono riscaldati e raffreddati, del modo in cui si vive nelle nostre abitazioni. Allora, perché le nostre abitazioni sono importanti? Se pensiamo a livello europeo, l'impatto in termini di gas serra e di emissioni degli immobili raggiunge praticamente quasi 40% delle emissioni totali europee, quindi non è un dettaglio, è qualcosa di particolarmente rilevante. Se andiamo a vedere che cosa servirebbe per rinnovare, per efficientare e quindi ridurre le emissioni in modo consistente, a quel punto, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare europeo, anche qui, cioè, cominciamo a parlare di cifre che sono importanti, sono 200 miliardi all'anno quello che dovrebbe essere messo in campo, che difficilmente potrà essere messo in campo solamente dall'investimento pubblico, anche se poi manovre come in Italia il bonus 110% e altre manovre che sono previste all'interno del PNRR vanno favorendo esattamente la spinta verso l'efficientamento energetico e soprattutto nel combinare l'aiuto pubblico con quello che è poi la necessità di investimento privato. Come diceva prima il ministro, come Carlo ha ricordato, il combinare risorse pubbliche che dovrebbero permettere di far leva con risorse private è sicuramente la chiave di volta. La finanza in quanto tale, anche guardandola semplicemente come strumento, è uno strumento per diversificare il rischio, per gestire il rischio. Qui stiamo parlando di rischi decisamente importanti, inequivocabilmente sul piatto, cioè non è che si tratti di parlare di qualcosa che potrà essere nel futuro, quel futuro è già arrivato e quindi c'è anche una necessità, come è già stato sottolineato, di essere rapidi in questi investimenti, e per essere rapidi c'è necessità di mercati finanziari, c'è necessità di finanza e c'è necessità che ci siano anche investimenti consistenti privati che possono essere indirizzati in questo, e qui si sta facendo fortunatamente abbastanza, molto, e auguriamoci che la svolta sia oggettiva, quindi porti a dei risultati. Certo, e infatti è che siano già qui, diciamo, i frutti di quello che sta avvenendo, lo abbiamo visto anche quest'estate con alcuni episodi, insomma, sempre più frequenti. E, dunque, ci stiamo spostando, ma rimanendo sempre in un campo molto legato dall'ambiente alla finanza, e vorrei chiamare in causa Silvia, collegata da Londra, perché si parla molto spesso di capitale sostenibile, Silvia. Dunque, visto dal tuo palcoscenico internazionale, Londra non è una città, diciamo, indifferente, nel senso anche dal punto di vista dell'aspetto finanziario. Dunque, secondo te, che percezione si ha tra effettivamente i vari attori sociali, cioè gli investitori, le imprese, le istituzioni del capitale sostenibile? Perché molto spesso il rischio è che se ne parli così tanto che la sostenibilità diventi un po' un calderone in cui rientri di tutto. E allora con la mano sinistra si cerca di fare qualcosa che garantisca un'operazione di facciata, e poi con la mano destra si continua a fare quello che si era sempre fatto. Allora i rischi del greenwashing andrebbero naturalmente a inficiare tutto il processo di transizione, ed è quanto mai non deve veramente avvenire. Secondo te, come vedi il quadro, ecco, proprio dalla tua prospettiva anche internazionale? Certo, grazie Silvia, grazie di nuovo agli organizzatori. Grazie a te. Per l'invito, è un piacere essere qui e purtroppo un dispiacere non essere con voi in presenza. Greenwashing è un problema importante, che rimane importante e che preoccupa non semplicemente chi guarda al settore dal punto di vista dei gruppi, per esempio, legati all'ambiente, o chi proprio ha sempre lavorato in questo settore per cercare di ridurre l'impatto ambientale dell'attività economica, ma è anche un problema per chi investe, è un problema per gli investitori, è un problema per le banche. È un problema che viene risolto, ed è tra l'altro un problema anche per i mercati, chiaramente, perché c'è il rischio che poi questo, come dicevi, è diventato quasi un termine di moda, no? Quindi parlare, esatto, di sostenibilità, l'abbreviazione ESG, che è questo termine un po'
poco piacevole da ascoltare, ma insomma che quindi mette assieme i fattori ambientali, fattori sociali, fattori di governance. Quindi c'è un problema, cioè il problema legato al fatto che è diventato un po' una cosa di moda che si possa creare una bolla nei mercati. Speriamo che chiaramente questo non succeda. L'altro problema che è probabilmente di importanza ancora maggiore è che si finisca per indirizzare capitali che vogliono andare verso attività che possano avere un impatto positivo sia ambientale che sociale nella società e che finiscano nei posti sbagliati. Come risolviamo un problema? Lo risolviamo, a mio avviso, parlando e impegnandoci di cose che risultano anche noiose. Quindi, cose noiose come l'accounting, gli standard che hanno a che vedere con la contabilità, il reporting, tutto questo lavoro anche di sistemi, per esempio, informatici, che vi do un esempio molto pratico, probabilmente tanti di voi che state ascoltando ne siete a conoscenza. Monica prima ci parlava dell'importanza di migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Ecco, una banca chiaramente ci pensa, ci sono tantissime banche che hanno policy molto anche ben articolate che si impegnano a, per esempio, dare dei tassi più agevoli a chi investe in edifici, ecco, più ad energia sostenibile. Il problema per le banche, però, e per gli investimenti che hanno ancora in pancia, è che i loro sistemi non sono stati creati per esempio, controllare il deperimento potenziale fisico di un immobile, o controllare che poi ci siano stati degli upgrade sull'immobile, controllare la situazione, il rischio che questo immobile a cui è soggetto per la posizione fisica, ci sono allagamenti, è stato investito da un uragano. Quindi sono problemi molto pratici, molto noiosi, molto difficili da sistemare, che in realtà il sistema finanziario si deve confrontare, quindi Certo. Tra l'altro evitiamo il ti problema del ringrazio greenwashing per il tuo lavorando esempio, sui perché dati. hai fatto degli esempi calzanti, nel senso che a volte può sembrare difficile magari all'opinione pubblica pensare come il cambiamento climatico, l'alterazione sul clima sia un fattore destabilizzante per la finanza, per la stabilità dei mercati. Invece il passo è breve, molto breve. Sì, mi spiace che il collegamento purtroppo non è sempre Noi ti continuo, sentiamo quindi ho perso bene. parte di quello che dicevi. Ma ad ogni modo, comunque sì, è un problema, ma il problema è col mio punto, poi passo la parola, non voglio prendere troppo tempo, ma sono la qualità dei dati, chiaramente è il palco migliore su cui affrontare, in cui affrontare l'argomento, è la cosa essenziale in questo momento. Quindi il lavoro che l'Unione Europea, a mio avviso, a titolo personale, sta facendo è importantissimo proprio per spingere le società e le direttive che sta creando, entreranno in vigore nel 2024, che hanno a che vedere con la reportistica legata ai temi di sostenibilità di società che hanno più di 500 dipendenti, quindi che coinvolgono, che diciamo, avrà a vedere con quasi 50.000 società europee, è un passo importante. Chiaramente il problema è farlo in modo per cui le società stesse riescano a rispondere a questa nuova imposizione e in modo che poi ci vengano forniti a tutti, ai mercati finanziari, a noi consumatori e investitori, i dati che in realtà possono aiutare a creare un sistema economico che sia migliore, che ci aiuti a questa transizione verso un'economia più verde e più giusta. Ti chiedo Silvia un'ultima cosa, visto che sei sempre per la tua prospettiva un po' internazionale. È importante quanto fa l'Europa, ma è anche importante, come diceva Carlo prima, tenere presente il discorso delle velocità con cui si agisce, della tempestività, della rapidità, che mi sembra un po' un elemento chiave da questo punto di vista. Allora, l'Europa rispetto al resto del mondo, a che velocità sta andando, secondo te? Penso alla Guarda, Cina, ad l'Europa è. esempio, che sembra Sì. mostrare una rinnovata o nuova sensibilità ambientale. Sì, la linea va e viene, comunque spero di non parlarti sopra, ecco, in questo momento. No, no. Quindi l'Europa senz'altro è all'avanguardia. In questo senso l'Europa tendenzialmente tende ad avere un approccio più normativo, quindi sappiamo che dall'altra parte dell'oceano, gli Stati Uniti tendono ad avere un approccio che
parte più dall'industria, quindi dal basso verso l'alto, mentre in Europa sappiamo che facciamo le leggi e tutti dobbiamo obbedire appunto a queste norme che valgono per tutti. È vero che però, come dicevi, la Cina, che rimane il paese che emette la maggior parte dei, il più grande emettitore Gas di gas CO2 al mondo, è anche però un paese dove in realtà tante cose si stanno muovendo, quindi è anche il paese che ha, per esempio, il parco più grande di pannelli solari offshore. È anche il paese, assieme all'Europa, che sta lavorando a una tassonomia verde. In realtà c'è un dialogo tra l'Europa e la Cina proprio a livello appunto di tassonomia verde. È anche un paese dove, così come in Europa, così come nel Regno Unito, la banca centrale ha iniziato a fare dei test, questi famosi green stress test sul sistema finanziario. Quindi vuole sapere che rischi ambientali hanno le banche in pancia, così come appunto sta avvenendo in Europa e nel Regno Unito. Per il momento sono risultati che vengono fatti internamente, quindi non abbiamo modo di sapere il risultato di questi test, ma chiaramente è un paese che si sta attivando. Sottolinea, a mio avviso, il fatto che non è semplicemente una cosa bella di cui parlare, la sostenibilità, ma questi fattori sono davvero dei fattori, queste esternalità sono davvero dei fattori che hanno un'incidenza importante a livello di rischio. Ma che comunque hanno anche un'incidenza importante a livello di opportunità, se vogliamo ribaltare la medaglia. Grazie Silvia. Tra l'altro, con questa conclusione mi passi direttamente la parola all'ultimo ospite, che è il commissario Di Noia, perché è collegato da Roma. Grazie commissario per essere con noi, perché diciamo, è chiaro che è importante. Silvia parlava di rendicontazione. Quindi fissare dei criteri omogenei che non siano ovviamente punitivi, ma che non siano nemmeno blandi, perché ci sia una spinta senza dare l'idea della coercizione a determinate politiche. In tutto questo, ovviamente, la regolamentazione, la vigilanza dei policy maker, delle strutture a livello europeo è fondamentale. Come possiamo agire tenendo appunto, essendo vigili, commissario? E da dietro le quinte, grazie per la sua presenza. No, grazie, grazie a voi per questo invito. Insomma, fa molto piacere, anche se appunto solo da remoto, essere al Festival della Statistica. E devo dire, insomma, essere però in un paese che, diciamo, in un'area che è EU27, che devo dire su questo, diciamo, è stata ed è molto all'avanguardia. Devo dire su questo, però, di ringraziare anche chi in questi anni, ad esempio, direi il professor Giovannini, prima del ministro Giovannini. Devo dire che in Italia è stato poi ha stimolato moltissimo in questi anni, anche secondo me, la nostra, anche essere pronti, diciamo, non solo al dibattito, ma poi ad agire tutti gli operatori di mercato e ad agire l'incipit che avevi fatto a far sì che non sia considerato più un ossimoro il parlare di finanza sostenibile, ma in realtà vedere come poi, come dire, finanza sostenibile conviene. E conviene, diciamo, per tutti, diciamo, i lati del mercato. E conviene, e quindi prima di parlare di coercizione, conviene perché comportamenti convinti, diciamo, in questa direzione, quindi da parte delle imprese, da parte degli investitori, da parte di tutti gli attori, in realtà sono importanti, diciamo, per il nostro futuro, un futuro sostenibile, e in realtà economicamente poi anche rilevanti. Cioè non è l'essere, si pensava, no, 20-30 anni fa, parliamo di, diciamo, di concetti, come dire, etici, il benefattore e altro. No, questi sono comportamenti, diciamo, importanti. E lo ricordava poi il ministro, insomma, quindi non ricordiamo tutto, diciamo, l'architrave, la spinta europea fino a luglio, ma devo dire anche fino agli accenni del discorso dell'altro giorno, insomma, della presidente von der Leyen. Però tutte queste iniziative appunto si basano, parliamo di finanza, quindi su dinamiche di mercato, parliamo di domanda e di offerta, che vedono quindi da un lato l'interesse degli investitori in prodotti, diciamo, ESG, e dall'altro, diciamo, l'ampliamento dell'offerta di prodotti, quindi legati alla sostenibilità, quindi
diciamo, gli intermediari, fondi ESG, obbligazioni green emesse, l'abbiamo visto anche in Italia, anche da emittenti sovrani, sovranazionali, ma anche sovrani. E quindi in questo le imprese quindi appaiono impegnate, quindi è un incentivo importante, prima ancora della coercizione, nell'integrazione, diciamo, dei fattori ESG nei modelli di business e di governance, certo anche sotto l'impulso di obblighi, diciamo, che sono iniziati in modo strano, una direttiva basata sul Compliance Explain, cioè della rendicontazione finanziaria, e poi, come Silvia Pavoni ricordava, ora con le nuove proposte che progressivamente ampliate saranno ampliate a un numero importante di imprese, certamente con proporzionalità e progressione. Certamente siamo al Festival della Statistica, diciamo, queste dinamiche hanno fatto emergere, se lo ricordavate un po' tutti, ostacoli un po' attriti allo sviluppo della finanza sostenibile, appunto riconducibili anche ma non solo alle imperfezioni, direi, dell'ecosistema dell'informazione. Quindi le informazioni ad oggi relative alla sostenibilità, ammesso che siano disponibili, sono ancora eterogenee e non sono comparabili, non esistono appunto ancora metriche ESG condivise. Eppure appunto gli investitori interessati alla sostenibilità ne hanno necessità per individuare e confrontare le caratteristiche, le performance, i rischi ESG di attività e progetti. E diciamo, i dati, quindi i numeri, le statistiche, le informazioni diffuse dalle imprese e anche appunto dagli intermediari di informazione, pensiamo, ora si parla anche molto, anche poi per temi di vigilanza delle agenzie di rating e di scoring ESG, non soddisfano queste esigenze di completezza dell'informazione, di standardizzazione anche necessaria per la comparabilità. E quindi questo accresce il rischio, lo diceva in particolare Silvia Pavoni, di greenwashing e direi anche di social washing, cioè diciamo di questo ricorso un po' al marketing per descrivere, come dire, i prodotti e le attività o le politiche, diciamo, di un'organizzazione o di prodotti come ecocompatibili, oppure direi il social washing in linea con presunti obiettivi social, quando in realtà non lo sono. Questo, allora, è importante, questo è un rischio importante che può innescare proprio una perdita progressiva, credibilità, diciamo, di fiducia diciamo nei prodotti della finanza sostenibile, proprio quando invece è assolutamente necessario, diciamo, questo è un obiettivo crescente, lo ricordava il ministro Giovannini, ovviamente parliamo, diciamo, di flussi importanti, ma sugli stock ovviamente come proporzioni ancora limitate. E devo dire, appunto, finanza può anche pregiudicare, qui parlo sotto il controllo di anche illustri accademici, può pregiudicare proprio la capacità del mercato di prezzare correttamente le attività e di far affluire risorse, diciamo, appunto, poi i progetti meritevoli. Quindi, e fra l'altro, io vengo un po' in questi giorni, oggi si chiude il Salone del Risparmio, sta presentando un'interessante ricerca anche del Censis. Il rischio di greenwashing è percepito in maniera rilevante dai risparmiatori, come più dell'80% pensano che appunto servirebbero, e questo è il punto di prima, regole condivise a livello europeo per identificare prodotti sostenibili, e molti, l'80% pensano che ci vorrebbe qualche penalizzazione per i soggetti, che siano gli emittenti o siano i fondi investimento, che non rispettano gli obiettivi di sostenibilità indicati. Noi anche abbiamo fatto nella nostra relazione, che facciamo sempre l'indagine su consulenti clienti, che si è concentrata su questo, che fra i fattori che possono, diciamo, scoraggiare la propensione c'è proprio per questi tipi nuovi di investimento, c'è il greenwashing. Fra l'altro, altro dato interessante, poi diciamo vado rapidamente, però è interessante perché siamo al Festival della Statistica, è stata fatta anche un'indagine della Commissione Europea proprio sul greenwashing sui siti web, per vedere in generale se ci sono delle violazioni del diritto in generale, questo in materia dei consumatori, diritto dei consumatori in materia online, e si è visto che in oltre metà dei casi dei siti che pur parlavano di caratteristiche, diciamo, ecologiche, diciamo, delle proprie attività, prodotti e altro, in realtà non vi erano informazioni e dati sufficienti per evidenziarlo. E andando poi verticali sulla finanza, c'è una recente indagine interessante, questo InfluenceMap, il 71% dei fondi investimento, diciamo ESG o labeled, anche se ancora appunto il label non è preciso, in realtà non sono allineati, diciamo, agli obiettivi che noi consideriamo un po' standard ormai di sostenibilità, che sono quelli dell'accordo di Parigi. Quindi c'è ancora tanto da fare. La legislazione europea, diciamo, sta cercando di fare molto, diciamo, per un framework, diciamo, di un ecosistema dell'informazione sostenibile, anche per mitigare il greenwashing. E quindi, è stato citato prima, quindi non mi soffermo, il regolamento tassonomia, da un lato, emittenti, SFDR, quindi Sustainable Finance Disclosure Regulation, per, diciamo, produttori e distributori finanziari, e poi la nuova, appunto, proposta sua, diciamo, di nuova direttiva, cioè che poi è stata anche citata, in realtà, che poi in realtà si passa, diciamo, da
come una rendicontazione non finanziaria, poi sembra quasi una cosa negativa, ma una rendicontazione di sostenibilità, e ampliata appunto le 50.000 imprese, tendenzialmente le quotate anche, e anche più piccole, però che si sente. Quindi direi che l'Unione Europea si sta, diciamo, forse un po' la giurisdizione globalmente più anche avanzata che spinge. Però è anche chiaro che i mercati finanziari sono mercati finanziari globali, quindi un coordinamento è anche importante a livello mondiale. Ci sono delle tensioni, anche delle spinte competitive, temi, ecco, diceva Silva Fora, alcuni sono un po' più noiosi, il tema della double materiality, temi di accounting, di reporting, su cui da un lato essere più avanti in realtà può essere anche una sorta di segnale di reputazione, quindi attirare ancora di più degli investitori. Dall'altro, naturalmente, diciamo, c'è anche un tema ovviamente di regulation, di supervision, di applicazione coerente, e anche, ce lo dobbiamo ricordare, il rischio, diciamo, di un po' di overshooting, che una regolamentazione troppo poi ampia e complessa, dettagliata, che va fatta, diciamo, ecco, con qui sì, servono veramente appunto le varie commissioni di esperti alto per, diciamo, i target devono essere precisi, peraltro gli argomenti sono molto molto diversi, e anche naturalmente le imprese sono molto diverse a livello di settori, a livello di dimensione, a livello, diciamo, sovranazionale, di filiere produttive, perché alcune di queste regole si applicheranno alle filiere, ed è molto importante questo per incentivare una, direi, un andare massivamente in una senso. Certa direzione. Diciamo, l'importante è che tutti capiamo che non parliamo solo, un po' lo si diceva una volta, dei controlli dei societari, o anche, cioè, questo non sono costi, o non sono solo costi, non devono essere percepiti come costi, come lo sono certamente nel breve, ma sono veramente un'opportunità in realtà per le imprese, gli intermediari, per stimolare comportamenti, diciamo, virtuosi. E questo però altro è importante, di interesse in realtà anche dei, diciamo, degli investitori, retail, istituzionali, che vadano direttamente o indirettamente sul mercato. Questo è quello che anche noi cerchiamo, certo, di fare in ambito nazionale, in, certo, ambito europeo, e questo è importante per la crescita di tutto il mercato. Commissario, grazie, mi sembra che il messaggio forte sia ethics is good, noi la sentiamo a tratti, business ma... is good, quindi evitare la dicotomia tra l'etica e il profitto, la resa, questo è molto importante. Commissario, grazie per essere stato con noi, ringrazio Silvia Pavoni, collegata da Londra, ringrazio la professoressa Biglio qui con noi, e do un'ultima parola, un ultimo sketch che qua con noi in presenza a Carlo. Hai fatto la parte più prettamente, pochi secondi ancora abbiamo, più prettamente scientifica. Sei ottimista o meno? O non puoi che esserlo? No, direi che quello che è emerso nella discussione di oggi è che abbiamo ancora molte opportunità. Alcuni dei fenomeni, l'ho detto prima, sono irreversibili e a quelli dovremo adattarci. Però i cambiamenti ne abbiamo vissuti tanti nella storia della società umana, e se rimangono nell'ambito, nei limiti che noi siamo in grado di gestire, ovviamente li gestiremo, abbiamo capacità di sviluppo tecnologico e capacità di reddito molto superiori a quelli che avevamo 500.000 anni fa. Quindi l'importante è rimanere in un range controllabile. Il problema è che stiamo uscendo. Un altro dei dati che è emerso dal rapporto IPCC è che per ritrovare condizioni di temperatura, di incremento di temperatura simile a quella che abbiamo oggi, dobbiamo andare indietro 3 milioni di anni. Per trovare condizioni di concentrazione di gas serra dobbiamo andare indietro 10 milioni di anni, cioè in epoca in cui gli umani immaginavano che un giorno sarebbero emersi sul pianeta Terra. Quindi è una zona ad alto rischio, ecco, di nuovo il concetto di rischio si applica anche alla parte climatico-scientifica, cioè siamo entrati in una zona sconosciuta per l'umanità, ad altissimo rischio, e dovremo cominciare a gestire questo rischio. Gestirlo vuol dire ridurre rapidamente le emissioni, per farlo abbiamo bisogno di grossi investimenti finanziari, sapendo che alla fine del percorso il ritorno ci sarà, ed è questo che spinge oggi gli investitori a muoversi in questa direzione. Volevo solo dare un po' di ordini di grandezza del fenomeno, perché è difficilmente comprensibile poi che cosa vuol dire grandi investimenti finanziari. Le stime a livello globale sono che stiamo parlando di qualcosa tra i 2 e i 2 trilioni e mezzo, cioè 2.000 miliardi, 2.500 miliardi all'anno. E uno dire, è cifra esorbitante? No. Ogni anno gli investimenti in campo energetico sono 1.600 miliardi.
Quindi si tratta di ridirezionare, di pilotare nella giusta direzione gran parte di quelli che già vanno oggi nella direzione sbagliata e di incrementarli di quella fetta che manca per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Ma non sono cifre irraggiungibili, non raggiungibili, anche perché appunto lungo una traiettoria di crescita dei nostri sistemi economici, stiamo parlando dei prossimi 30 anni, che queste risorse le renderà disponibili. Quindi alla fine è una questione di visione, allora l'ottimismo dovrebbe derivare dalla consapevolezza che sempre più cittadini, governi, istituzioni finanziarie hanno la visione corretta di dove dovremmo andare. Se questa c'è, le risorse arrivano. Ok, quindi manovrare tutti nella stessa direzione. Grazie Carlo, ringrazio anche gli amici che ci hanno seguito e lascio lo spazio al prossimo talk. Buona serata, grazie.